di Legambiente, dedicata al monitoraggio e all'informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. Sull'Ionio sono state rilevate 8 foci di fiumi inquinate. Ce ne parla Ugo Rendace. Brutte notizie per il sistema marino costiero della Calabria Ionica. Tutti gli esami effettuati presso le 8 foci messe sotto osservazione da Legambiente confermano un forte inquinamento microbiologico. Le 8 località si trovano in provincia di Cosenza, Crotone e Catanzaro. Purtroppo sul fronte dell'inquinamento del mare, dell'ambiente marino e costiero, non è cambiato nulla. Il monitoraggio che abbiamo fatto sui fiumi che si affacciano sulla fascia ionica calabrese hanno dimostrato che sono altamente inquinati. Legambiente punta l'indice sulle rete fognarie, spesso inesistenti o malfunzionanti in tanti paesi dell'interno. Quindi vuol dire che c'è un deficit depurativo anche dei paesi dell'entroterra, che è il vero problema della Calabria, perché accanto a questo ci sono molti calabresi che non sono allacciati alla rete fognaria, spesso i depuratori che ci sono non funzionano benissimo, e l'altro fatto gravissimo è che ci sono diversi scarichi fognari illegali, quindi è un dato generale drammatico che ci preoccupa moltissimo. Vogliamo segnalare questo allarme. Qui c'è bisogno di un'azione corale, questa è una vera e propria opera pubblica di cui ha bisogno la Calabria, quindi ci rivolgiamo all'amministrazione regionale che assume questo coordinamento e fare in modo che su questo vengano investite le risorse, perché questo può rappresentare il futuro di questa regione. Buone notizie solo grazie alle 14 vele blu conquistate da altrettanto comuni della fascia ionica, premiati da Legambiente e Touring Club per portare avanti un turismo sostenibile e di qualità.